Ad ogni estate dalla sua scomparsa, avvenuta ad 84 anni nel 2008, anno in cui aveva ancora rinnovato la sua licenza, Vivaldo Baldi è stato ricordato dalla sua gente, dai suoi amici, dai loro figli, dai rivali più battuti a quelli più grintosi, tutti sempre trattenuti con irrisione e grande rispetto dal maestro delle redini lunghe, che onoriamo anche noi, offrendone immagini e ricordi a colori che non sono poi così frequenti nelle cineteche dei suoi anni leggendari. Separarlo dalla città di Montecatini, di cui vinse ben 7 volte il Gran Premio omonimo, non è possibile. Come non è possibile non ricordare, tra i suoi meravigliosi successi, il suo rivale di sempre, ma anche il grande amico dopo ogni traguardo. Non importa chi lo passasse per primo. Sergio Brighenti. La storia, o forse Dio stesso, li misero contemporanei, prima uno su Tornese e l'altro su Crevalcore negli anni 50 e 60. Poi via così per tutto il secolo scorso. Il pilota con Delfo negli anni 70, poi con Lanson e gli altri, Decione con Borgo Plin, Henry Quillo e soprattutto De Lasturra, che incrociò proprio Delfo sul campo del lotteria del 78. Sentiamo cosa disse di Vivaldo nel 1984 un toscano che lo conosceva bene in un talk show di Palermo, dove Vivaldo aveva portato alla vittoria l'ultima novità di Monti di allora, Barney Bryan. Su Vivaldo Baldi si potrebbe scrivere un libro, perché Vivaldo Baldi è un po' tutto, è genio e sregolatezza. Io a volte ho avuto delle polemiche con Vivaldo Baldi perché ho dovuto rimarcare certe sue esuberanze. Ma Vivaldo Baldi è un uomo che quando è in corsa dà il meglio di se stesso, al punto tale che lui vuole soltanto vincere. E per vincere a volte è costretto, io mi dispiace non sia ascoltarmi perché è una critica che gli ho fatto, per vincere, insomma, se c'è un po' da appoggiarsi su qualcun altro, lui lo fa. Poi dice di no, ma lui lo fa. No, per lui è impossibile, lui deve vincere. Vivaldo è un uomo che inventa le corse, perché lui va in corsa senza uno schema preciso. Lui in un secondo cambia un cliché di gara, cambia una tattica. È un uomo che si amalgama con il cavallo, lo sente, lo avverte e improvvisamente, in sostanza, è un inventore di corse. Come Vivaldo ci sono altri guidatori in Italia e credo che a paragone di Vivaldo possa esserci Sergio Brighenti perché è fatto nella stessa maniera. Hai sentito Sergio? Vivaldo è uno che si appoggia. Mi raccomando, quando passa De Lasturra, giù la testa che sono guai. Fakir di Didier, Quicco Lendia, Granit Dalto e Delfo. Delfo che purtroppo ha rotto in modo clamoroso sulla prima curva, attaccato da De Lasturra. Ancora al comando all'attacco della retta di fronte
della Turra numero 4 nei confronti di Fakir, che vedete in fuori col suo numero 6, mentre a ridosso clamoroso è Quick Hollandia precedendo Granit Dalto e Delpo. Resiste ancora della Turra al comando. Quando si ripresentò a Napoli l'anno dopo, nel 79, con un altro percorso magistrale nell'otteria bis di Della Turra, Vivaldo fece pace con Agnano e con i tifosi di Delfo, che non gli avevano perdonato l'appoggino dell'anno prima. Personaggio unico Vivaldo, monello fin nelle ossa ma leale al punto che quando gli portarono Delfo, il grande rivale che il proprietario aveva tolto a Brighenti per un bisticcio momentaneo, poco prima della grande stagione di Della Turra, Vivaldo gli disse: ma chi mi portate? Questo è il cavallo di Sergio, io che c'entro? E poi ci vinse l'europeo del 76 con un cavallo docile e tranquillo come se fosse un cucciolo. Come lo riprese Brighenti, nel 78 Vivaldo gli sfilò in lotteria con una gomitatina. Si allunga l'elastico nei confronti degli altri cavalli che sono cappeggiati da Dalco, ma Vivaldo Baldi ha fatto bene i suoi conti e Della Turra vince ancora con un margine sufficiente nei confronti di Wayne Eden. Vivaldo Baldi corse fino all'ultimo giorno possibile, l'ultima corsa nel marzo del 2008 con Fibrosa OP, che giunse ad un palmo dal vincitore sfiorando la vittoria dell'addio. Quell'anno se ne andò in un'altra pista, ma ad ogni gomitatina monella, ad ogni vittoria magistrale nelle nostre piste, torna ancora da noi a farci vedere come si guida. È un altro come lui, non si vede ancora all'orizzonte.